Buongiorno a tutti, oggi siamo alla Piugel per realizzare una mignon con una prola alla nocciola, una ganache al cioccolato e una cupolina di bavarese. Allora, partiamo dalla ricettazione della prola alla nocciola, dove la particolarità di questo prodotto è appunto da avere all'interno dell'albume, che mi permette da fare un prodotto secco, croccante, ma oltre ad essere secco e croccante posso anche avere un prodotto molto sottile, che in fase di degustazione è un prodotto più piacevole, perché chiaramente va a integrarsi in questo caso alla ganache e alla nostra bavarese, quindi c'è un tripudio di diverse consistenze: il croccante della prola, una cremosità abbastanza densa della nostra ganache e poi abbiamo una morbidezza della crema bavarese. Allora, da notare, ho inserito all'interno la prola dentro uno stampino. La cottura verrà realizzata in questo modo, per sovrapposizione. Questo mi permette di avere una cottura bella ed uniforme del prodotto, sia sulla parte inferiore che sulla parte superiore, perché chiaramente la cottura avviene mediante caloria e il calore è trasmesso in modo uniforme sopra e sotto. Quindi posizioniamo i nostri stampini al di sopra e adesso andiamo a mettere in cottura. Abbiamo ultimato la cottura, quindi procediamo a togliere la parte superiore dello stampo e notiamo proprio quello detto in precedenza, l'uniformità di cottura nella parte superiore e nella parte inferiore. Poi la caratteristica appunto è che posso avere una frolla molto sottile, una frolla in cui andremo a colare adesso la nostra ganache al cioccolato. Abbiamo realizzato una ganache col cioccolato fondente, andiamo ad applicare all'interno della nostra tartelletta la nostra ganache. Ecco, importante, la ganache deve avere una perfetta emulsione. La perfetta emulsione si vede quando un prodotto è perfettamente lucido, quindi vale a dire che c'è un'emulsione proprio delle parti grasse che costituiscono la ricettazione. Andiamo a colare le nostre bavarese sugli stampi e quindi andremo ad abbattere il prodotto. Una volta abbattuto lo andremo a posizionare al di sopra delle nostre tartellette. Allora, una volta abbattuto il prodotto, posizioniamo le nostre bavaresi alla vaniglia sulla tartelletta con la ganache al cioccolato e quindi il prodotto è terminato. Conservazione a meno 18, nel momento in cui ho l'occorrenza lo posso posizionare nella vetrina positiva, dura tranquillamente 2 giorni.